lungomare di via Principe di Napoli. Le fognature non vanno, tutto da rifare. Ragazza aggredita in via Gela. L'uomo che l'ha colpita era ubriaco. Quel muro è da rifare, subito. Via Gela, appello alle ferrovie. Venerdì 23 febbraio, nuovo appuntamento settimanale con Quilicata TG, benvenuti. In apertura di giornale una questione che resta al centro dell'attenzione. Il lungomare di via Principe di Napoli. Ci sono dei problemi, seri a quanto pare, alle fognature e i lavori sono stati sospesi. Servono nuovi fondi per ripristinare gli impianti prima di procedere. Vediamo il servizio. Siamo in via Principe di Napoli, dove da poco più di un mese sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo lungomare di Licata. Forse è meglio coniugare al passato, erano iniziati perché adesso i lavori sono fermi. Sì, perché secondo quanto ci è stato comunicato dall'assessore comunale ai lavori pubblici, Angelo Curella, è stato trovato un problema nelle fognature, nell'impianto fognario che si trova sotto la strada, sotto la via Principe di Napoli. Di fatto i lavori sono stati sospesi perché è necessario, a questo punto ci dice l'assessore, prima fare un intervento sulle fognature, di fatto rifarle, rimetterle a posto, risistemarle, impianto che ovviamente è datato nel tempo. È stata avviata una interlocuzione con l'assessorato regionale all'energia che ha garantito che metterà a disposizione i fondi necessari per rifare l'impianto fognario. Quindi al momento la situazione rimarrà cristallizzata, non sappiamo per quanto tempo, così come la vedete, quindi la via Principe di Napoli, che è stata sventrata per l'inizio dei lavori, rimane così, ovviamente con i disagi che questa situazione comporta, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, ma immaginiamo anche per chi ha delle attività commerciali lungo la via Principe di Napoli, che di fatto in questo momento sono ridotte al lumicino. Quarta aggressione in 8 giorni da parte dei randaggi a Licata. L'ultima vittima è una portalettere che 2 giorni fa è stata aggredita da un branco di randaggi e morsa. La donna è stata medicata al pronto soccorso del San Giacomo d'Altopasso. Intanto gli agenti della Polizia Municipale continuano a recuperare, insieme alla Calappia Cani, randaggi da collocare provvisoriamente in un canile. Ha destato grande preoccupazione quanto accaduto ieri sera in via Gela. Un uomo ha aggredito una ragazza, facendola finire in ospedale. Indagano gli agenti del commissariato di polizia. Vediamo i dettagli nel servizio. In città da ieri sera non si parla d'altro dell'aggressione a una donna del luogo avvenuta ieri sera intorno alle 19 in via Gela, zona ormai centralissima della città, in prossimità del passaggio a livello che conduce al quartiere Fondachello. La ricostruzione è ancora in corso e ad operare sono gli agenti del commissariato di polizia di Licata, coordinati dal dirigente, il commissario capo Giuseppe Garro. A un certo punto, in pratica, un uomo avrebbe aggredito una ragazza, riuscendo anche a colpirla, per fortuna senza provocarle ferite gravi. La giovane è stata medicata al pronto soccorso del San Giacomo d'Altopasso. E al pronto soccorso è stato condotto anche l'aggressore, prima al commissariato di polizia per essere identificato, poi al pronto soccorso perché pare che avesse esagerato con l'alcol, che fosse ubriaco, e quindi anche per lui sono state necessarie delle cure. Indagini a tutto campo per ricostruire con esattezza quanto accaduto, un fatto grave che ha preoccupato tanta gente, soprattutto perché è avvenuto in una zona centrale e alle 19. Si sono chiusi i termini per le iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico, ma in tutta Italia e soprattutto in Sicilia sono in diminuzione. Incide tanto purtroppo l'emigrazione.
a fare un'analisi, un numeri alla mano, è Vincenzo Montana. Vediamo. Chiusa l'iscrizione, tempo di bilanci, ci si iscrive al prossimo anno scolastico 24-25, il liceo è la scuola maggiormente scelta dagli studenti italiani su scala nazionale, quasi 1 su 2, con lo scientifico che va per la maggiore flessione invece per il classico, reggono professionali e tecnici, la filiera 4+2, la novità introdotta dal Ministero per l'Istruzione e il Merito, con il biennio di specializzazione ai cosiddetti TS Academy, comunque numeri incoraggianti. In Sicilia il calo demografico incide, ci sono meno ragazzi, meno giovani e dunque meno studenti, uno dei problemi della nostra isola, con il coefficiente di anzianità che è sempre verso l'alto. Di recente sono stati pubblicati dei dati, l'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea con i maggiori abitanti, con i soggetti più anziani, e dunque su questo bisogna riflettere. La provincia di Agrigento di certo non fa eccezione, numeri che devono essere migliorati, la scuola riflette il periodo attuale ed è sicuramente un monito, una fotografia che arriva, bisogna migliorare partendo da molti numeri che vanno in decrescendo e sono un po' lo specchio dell'attualità. Da tempo il muro che separa Via Gela dai binari delle ferrovie è in pessime condizioni. L'intera area è stata recintata, ma finisce per diventare ricettacolo di rifiuti. È una situazione indecorosa alla quale, a nostro avviso, occorre porre rimedio. Vediamo. Quante volte al giorno transitate da Via Gela? Tante, certamente un sacco di volte al giorno. Lo facciamo tutti perché è una delle arterie principali della nostra città che collega il centro storico con la parte nuova della città, quella del quartiere Oltreponte. Ebbene, non so quanti di voi hanno fatto caso al muro alto all'incirca 1,5 metri che separa la Via Gela dalla linea ferrata. Il muro è in pessime condizioni, lo si vede, e per questa ragione probabilmente le Ferrovie dello Stato in qualche modo lo hanno recintato, cinturato con questa rete di plastica gialla. Dietro la rete di plastica, però, lo vedete dalle nostre immagini, di fatto si accumula di tutto: cartacce, bottiglie di plastica, ma anche rifiuti. Non è un bel vedere, non è un bel vedere, perché si tratta, lo ripetiamo, di una delle arterie principali della nostra città e a nostro modo di vedere bisogna intervenire e farlo subito. Allora, Ferrovie, se di loro competenza, come immaginiamo, provvedano a rimettere in sesto il muro, magari a dipingerlo di bianco o di un colore che lo renda più vicino al resto del territorio in cui si trova. Riteniamo sia opportuno farlo in tempi brevi per restituire dignità a questa importante parte della città. Il docente licatese Francesco Pira è stato chiamato a fare parte del comitato scientifico del Centro Scrittori della Calabria. Un importante riconoscimento. Ascoltiamo Francesco Pira. Ho appreso con piacere della nomina che mi è stata conferita a componente del comitato scientifico del CIS, del Centro Internazionale Scrittori, che ha sede a Reggio Calabria. Ringrazio tantissimo sia la dottoressa Borruto, presidente del centro, che la presidente onoraria e direttore scientifico, la professoressa Radici Colace. Li ringrazio davvero, ringrazio il consiglio direttivo, ringrazio il comitato scientifico per questa nomina e anche per le parole molto belle che sono state usate nei miei confronti. Certamente proverò come sempre a dare il mio contributo, sono felice di portare il mio modestissimo contributo, spero che possa essere una proficua collaborazione. In questo momento è un momento molto particolare di guerre, di conflitti, di scarsa umanità, un momento in cui c'è tantissima violenza, non soltanto nel nostro paese, ma nel mondo. La cultura deve essere un punto di riferimento, un presidio dove tutti possiamo trovare possibilità di nuova conoscenza, dove tutti possiamo vivere dei luoghi, possiamo vivere un nuovo umanesimo.
E con quest'ultimo servizio si chiude qui l'edizione odierna di Quilicata TG. Grazie come sempre per la vostra attenzione e a presto.